Cresce l'attesa a Prato La Peligna per la seconda edizione della Notte Bianca, che quest'anno assumerà una connotazione tropicale. Quando mancano meno di 2 settimane al grande appuntamento del 21 agosto, la presidente dell'associazione Spazio Giovane, Lorenza Petrella, a fare il punto della situazione ad Onda TG. Desidero ringraziare tutti gli sponsor privati, in particolare le attività del centro di Prato La Peligna, che ci hanno sostenuto in questa iniziativa. Un grazie anche all'amministrazione comunale, che ha contribuito con il pagamento della SIAE e ci ha agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico e la polizia municipale. Il nostro obiettivo è quello di riempire le strade di Pratola e vederla invase di feste e di allegria, incalza la Petrella, che aggiunge: la nostra è un'associazione apolitica, noi lavoriamo esclusivamente per l'interesse del territorio. Arrivati ai sgoccioli e preparativi appunto di questa seconda edizione della Notte Bianca, dal titolo quest'anno Tropico. Abbiamo voluto dare una connotazione tipicamente estiva, dato anche queste temperature tropicali di quest'estate, quindi quale tema migliore di questo? Ogni anno vogliamo variare con i temi, dopo il grande successo quindi di Into the Space dell'anno scorso, quest'anno abbiamo appunto voluto presentare un nuovo tema. Le novità, diciamo, di quest'anno sono innanzitutto una zona dedicata proprio ai bambini, a differenza dell'anno scorso che avevano solo un piccolo spazio. Si partirà dalle 17 di pomeriggio con una sfilata che partirà da via Carso e giungerà fino a piazza Garibaldi. Dopodiché ci saranno 6 postazioni musicali, ci saranno tutti i generi di musica, a differenza dell'anno scorso ci sarà una variazione completa per accontentare tutti, grandi e piccoli, in quanto è una notte bianca non solo per giovani ma anche per un pubblico più adulto. Ci tengo a precisare che questa notte bianca è stata appunto organizzata dall'associazione Spazio Giovane, un'associazione assolutamente apolitica, ci tengo questo a sottolinearlo, in quanto abbiamo fatto tutto in maniera volontaristica, quindi c'è tanto lavoro dietro e Prato ha tanta voglia di fare. Speriamo di continuare nel tempo, sempre nei prossimi anni, di migliorarci sempre più. Il tema della seconda edizione della Notte Bianca di Prato La Peligna è tropico. Sono previste 6 postazioni musicali, DJ set, musica live, accessori a tema, postazioni selfie. Uno spazio dedicato ai bambini che aprirà alle ore 17 e intrattenimento fino all'alba. Il programma completo della manifestazione si può consultare sulla rete sociale di Facebook di Spazio Giovane e di Tropico. A Lorenza Petrelli e a tutti gli organizzatori, il nostro personale in bocca al lupo.